La meditazione sta per iniziare. Puoi svolgere questa meditazione come una normale meditazione, oppure, se vuoi amplificare il tuo sentire, puoi utilizzare i fiori di Bach nell'ombelico, come spiegato da Max nel video che trovi in descrizione. Buona pratica! Questa pratica di consapevolezza è la tua ancora di respirazione, dove si radica la tua consapevolezza nel momento presente, come un'ancora che tiene una nave ferma e stabile in un porto. Questo ti aiuterà a sciogliere l'ansia, diminuire lo stress e permettere al corpo di guarire in uno stato rilassato e pacifico. Quindi, per iniziare, assumi una posizione il più confortevole possibile. Spesso è meglio stare seduti, ma puoi farlo in qualsiasi posizione, in piedi o coricato. Con la mia guida presumerò che tu sia seduto, ma adatta le istruzioni a qualunque postura tu abbia scelto. Seduto con la schiena dritta, rilassati con la colonna vertebrale seguendo le sue curve naturali. Trova una posizione in cui ti senti dignitoso, esteso eppure rilassato. E lascia che il tuo corpo si stabilizzi, a riposare nella gravità. Lasciando che sia supportato dal pavimento sotto di te. E chiudi dolcemente gli occhi, se ti è comodo. Questo aiuterà la tua consapevolezza a stabilizzarsi, riducendo le distrazioni esterne. Consenti gradualmente alla tua consapevolezza di raccogliere intorno a te le sensazioni del respiro nel tuo corpo. Dove senti più forte il respiro? Sii curioso o curiosa della tua esperienza reale, lasciando andare quello che pensi dovrebbe accadere, e stai con la tua esperienza. Nel respiro, senza giudizio. Ora, molto delicatamente, riposa con la tua consapevolezza dentro a tutto il busto. Riesci a sentire la pancia gonfiarsi al suo interno? Respira. E placando l'espirazione, riesci a sentire qualsiasi movimento e sensazione? Respira ai lati della cassa toracica. Riesci a sentire i lati che si gonfiano? E la parte posteriore del corpo anche? Abita gradualmente il tuo corpo, un po' più a fondo, ancora un po', con un senso di gentile curiosità verso qualunque cosa tu sia. Sperimenta mentre respiri.
ricordati di accettare qualunque cosa stia succedendo. Inizia a coltivare consapevolezza delle sensazioni e del movimento del respiro nel corpo mentre accadono, momento per momento, facendo attenzione a non sforzare e lasciando che la natura faccia il proprio corso. Consenti alla tua consapevolezza di essere assolutamente ricettivo o ricettiva, poiché questo ascolto si basa sul movimento naturale del respiro del corpo. Lascia che il respiro sia saturato con gentilezza mentre oscilla e culla il corpo, calmando lo stress, il dolore o qualsiasi disagio che potresti provare. Ora diventa consapevole di qualsiasi pensiero o emozione. Ricorda che la consapevolezza non è avere una mente vuota. È normale pensare. Consapevolezza è la formazione per cui coltivi consapevolezza di ciò che sta realmente accadendo, fisicamente, nel corpo, mentalmente, nei pensieri ed emotivamente. In questo modo gradualmente la tua prospettiva e sentire di avere più scelta nel modo in cui ti relazioni con la vita. Riesci a guardare i tuoi pensieri e le tue emozioni piuttosto che farti governare da loro? Puoi essere consapevole di ciò che stai pensando e sentendo senza nessun blocco o temendo di esserne sopraffatto? Ricorda, i pensieri non sono fatti concreti e già avvenuti, anche se spesso siamo portati a pensare che lo siano. Mentre sviluppi una prospettiva sui tuoi pensieri ed emozioni, compresi quelli minatori o di giudizio nei tuoi confronti o di paura, riesci a lasciarti andare? Riesci a non essere così preso da loro?
Nota come cambiano continuamente, un momento dopo l'altro, esattamente nello stesso modo in cui il tuo respiro cambia continuamente. Pensieri ed emozioni non sono così fissi e solidi come forse credevi. Utilizza la consapevolezza del movimento del respiro e le sensazioni del respiro nel tuo corpo come un'ancora per la mente. E ancora. Segui il respiro fino in fondo, fino a che non sia entrato o uscito completamente, in modo naturale, senza forzarlo minimamente. Semplicemente osserva la natura del respiro. Ogni volta che la tua consapevolezza vaga, com'è normale che sia, nota semplicemente questo e torna all'ancora per respirare. Ancorati al respiro, momento per momento. Cerca di essere gentile e paziente con te stesso. Anche se devi ricominciare 100 volte, va bene. E ricorda, i pensieri non sono fatti concreti, anche se spesso pensiamo che lo siano. Ogni momento in cui noti che hai vagato è un momento di consapevolezza. È un momento in cui ti sei svegliato da una distrazione. È un momento di scelta. È un momento di consapevolezza. Quindi,
quando ti rendi conto di esserti allontanato o allontanata e torni a te, stai riuscendo nella pratica, proprio come hai successo ogni volta che riesci a stare con il respiro. Cosa sta succedendo adesso? A cosa stai pensando? Basta notare questo per guidare la tua consapevolezza e tornare alle sensazioni del respiro nel corpo. Il respiro è l'ancora per il presente. Sii consapevole dei suoni o dei rumori intorno a te, dentro e fuori dalla stanza. Suoni o rumori non sono distrazioni. Se riesci ad includerli nella meditazione, sono parte del momento presente. Senti tutto il corpo che respira. Ancorati adesso. Senti tutto il corpo che respira. Il respiro è l'ancora per il momento presente. A breve concluderemo questa meditazione. Ora puoi iniziare a spostare l'attenzione alle punte delle dita e cominciare a muoverle lentamente
come se stessi suonando il pianoforte, per poi prendere contatto nuovamente con lo spazio della stanza in cui ti trovi e nel tempo che ti serve ritornare a muovere il corpo. Ti ringraziamo per aver meditato con noi. Se la pratica ti ha portato benefici e vuoi saperne di più, in descrizione trovi i riferimenti per scoprire i nostri percorsi di crescita. Grazie.